Oggi ragazzi abbiamo qui l'OMG Present Surprise, è bellissima e questo qui sarebbe proprio un bellissimo pacco regalo per chi è proprio il suo compleanno, perché qui è un bellissimo fiocchetto, qui è una bella manica che possiamo portarla anche in giro e qui sotto possiamo scrivere anche per chi è e da chi è. Wow, che bello! Questo qui sarebbe un bellissimo pacco regalo per me, se ce ne sarebbe un'altra, ovviamente. Poi qui abbiamo anche le LOL Surprise Present Surprise, che sarebbero della serie 3. E anche qui si può scrivere per chi è il festeggiato, ovviamente, e da chi è stato fatto il regalo. E qui anche si potrebbe portare in giro, bellissimo questa cosa. E io spero proprio di trovare questa LOL, perché appena l'ho vista la scatola è stata la mia preferita. Bene, io spero anche di non trovare doppioni in questo caso. Poi passiamo a lei. Lei si chiama Miss Glam. Qui ci sono 20 sorprese più. Ha dei vestiti molto classici, devo dire, anche dei bellissimi accessori. E ora basta parlare e cominciamo a spacchettare perché sono super curiosa. E mettiamo un attimo giù queste qui e apriamo l'OMG. Siete pronti? Come le Nananna Surprise, i miei genitori pulleranno, non io. Io mi goderò l'OMG. Che bello, però non me l'aspettavo. Mi sono spaventata che qualcosa saltasse in aria. E poi ecco qui dei piccoli coriandoli di tantissimi colori pastello, soprattutto. Ha sporcato tutto. Raccogliamo le piccole scatole che sono volate in aria. Ecco qui le piccole scatole. Proprio che belle, dei piccoli pacco regalo. Che belle. Cosa c'è dentro? No, non c'è niente. Vabbè, ma queste sono volate in aria così? Sì. E qui abbiamo proprio tutte le sorprese. Qui abbiamo la sua sorellina che dice "Strut your stuff". Cosa significa? E qui abbiamo la nostra bellissima OMG. 3, 2, 1, come on! Ma è bellissima, ragazzi! Ma che calze ha! Che vestiti carini! No, che bello! Qui anche delle bellissime paillettes! Ovviamente turchese, il mio colore preferito! Ok, togliamo via questo. Oh no, c'è lo scotch! Ecco! Vediamo. Che bello, ragazzi! Qui c'è una vera e propria discoteca! Che bello! Quindi lei avrebbe tutto l'outfit da discoteca, sicuramente. Qui c'è anche una piccola TV, ma sento qualche rumorino. Ma che cos'è? Ma c'è il mio video! Che bello! Gli OMG guardano i miei video. Ok, ora continuiamo. Abbiamo le sorprese, non vedo l'ora, sono super gasata. Ovviamente per le sorprese iniziamo sempre dal fumetto, ma questo qui non è un vero e proprio fumetto, anzi è un poster, un foglio in cui c'è una bellissima foto con lei. Che bello, un biglietto! Che bello, e qui ci sono anche i coriandoli che sono caduti qui, ovviamente non ci potrebbero mancare. Poi qui abbiamo anche delle bellissime scatole e qui abbiamo turchese con delle strisce nere e coperchio nero. Poi cosa abbiamo qui? Oh, una bellissima scatola gigante, anche qui metallizzato bianco. Poi qui avremo i vestiti. Togliamo, togliamo, togliamo! Sì, veloce, veloce! Ups. Scusate per tutto questo casino, ma togliamo anche via questo. E iniziamo da questa sorpresa. Wow! Poi qui possiamo metterlo nei capelli dell'OMG, ovviamente. E qui che cosa abbiamo? Che cosa abbiamo qui? Oh, i guanti per la OMG, per le sei mani, poi qui degli orecchini, dov'è l'altro? Qui, poi qui abbiamo anche delle forcine, qui, guardate che belle,
Guardate che carine! Ce ne sono quattro! Che bello! Che bellissimo! Si possono anche cambiare, per questo sono quattro. E qui la bellissima collana con tante perline! E che cosa? Oh, gli occhiali! Che cosa carina! Lei sì che è proprio ricca! Tantissime sorprese! Lei sì che è proprio ricca! Con una collana così di perline, direi! Cioè, continuiamo! Cosa c'è qui? Oh, una bustina rosa! Con i coriandoli! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Oh! No! Che bello! Qui ci sono gli stivali tacchi o quel che l'è! Guardate che bello! Ma quanti lacci ha? Quanti lacci ha? È una cosa molto carina. Finiamola questa sciocchezza e continuiamo a spacchettare le sorprese con i suoi vestiti. Allora, qui abbiamo delle bustine. Una con blu scuro e blu chiaro. Bello. Che bello, che bello, che bello. Che bello! Qui abbiamo una sua maglietta e qui la sua giacchetta felpetta! Che bello! Mettiamo giù questo e guardate cosa abbiamo qui, una bella scritta party nella maglietta! Questa OMG è proprio ossessionata dal party, 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 party! Ok! Continuiamo col blu chiaro, che bello, che bello. Questo sì che è proprio blu chiarissimo, mi piace un botto questa carta. Oh, non ho mai avuto un attaccapanni così glitterato, ma guardate la gonna! Abbiamo un blu scuro turchese, azzurro, bianco, tutta una serie di colori che fa arrivare fino al bianco. E questi tutti sono glitterati. Che bello! Già, è un proprio vestito da party. Già, mamma mia, questa ragazza è proprio ossessionata dal party. Ma con la OMG rimane ancora con una sorpresa, che è qui. Qui abbiamo è la borsetta con un bellissimo fiocchettino turchese e qui tutto nero. E mi sa che la borsetta si può anche aprire, giusto? È un po' duro, ma ce l'ha. Oh sì, ce l'ho fatta. Cosa abbiamo qui? Oh, bello, sì. Qui ci sono dei trucchi, ovviamente. E c'è anche un telefono spaccato, come tutti, ovviamente. E poi cosa c'è ancora? Shh, it's a surprise party. Ah, un biglietto per un party a sorpresa. Liberiamo la OMG e poi la vestiamo. Ma prima voglio farvi vedere come ballo a ogni party. Bene, basta fare la sciocca e... liberiamo. Oh sì, e poi... oh, che bella! Non ci credo che ce l'ho dalle mie mani. E secondo me poi sono bellissimi, ragazzi. Ma lo dico, è bellissimo. Vediamo. Oh, ho anche una bella forcina con scritto party di nuovo. Sei troppo ossessionata dal party, signorina. Finalmente liberata. È così carina. Guardate i capelli. Ha un sacco di boccoli. E questa parte è quella che mi piace di più dei capelli. Che bello. Poi qui abbiamo già una forcina, come ha detto, con scritto party. Qui abbiamo un bicchino così e una gonnellina. Ovviamente argento. Con i glitter non poteva mancare. E delle paillette. Questi qua sarebbero dei bottoni. Che bello. Poi qui cosa abbiamo? Delle bellissime calze nere con delle stelle argentate. Non dovrebbero essere oro. Vabbè, che bella che è. Continuiamo. E ovviamente dobbiamo vestirla, ragazzi. Eccoci qua, la bellissima OMG per un party è pronta.
Guarda che carina, guardate che carina. Ovviamente il suo stabilimento è glitterato come il suo party. Il suo primo party sarà party glitterato, quindi tutte le OMG dovranno essere glitterate. È molto carina soprattutto. Che occhi blu che ha. Ha truccato molto benissimo. Niente sbavature, ma soprattutto gli occhiali insieme vanno una bellissima scintilla. Lei poi ragazzi, l'abbiamo appena vestita ed è meravigliosa soprattutto, ma l'unboxing non è finita qui, perché abbiamo anche queste due! Ok, quindi mettiamo di da parte piccola OMG e apriamo loro! Io non voglio rompere la scatola, quindi useremo un modo più semplice. Andremo così e facciamo... un attimo solo e facciamo così. Ok, ecco qui. Qui abbiamo la bellissima scatola magica, ovviamente. Qui abbiamo le istruzioni. Qui abbiamo la bellissima checklist. E qui l'indizio. No, party. Allora, party dress. È party dress, come l'ho detto. Qui abbiamo delle sorprese. Oh, qua c'è la LOL, la apriamo per ultima. Qui un po' di carta. E all'interno ci saranno ovviamente le sorprese. C'è qualcos'altro? Oh sì! Poi che cos'è questo? Che cos'è? No, vabbè! Che cosa bella! Si possono tirare... Oh! Che bello! Si possono tirare fuori, qui c'è una bella farfalla e qui c'è un bellissimo cupcake. Farfalla e cupcake. Bello, c'è qualcos'altro? No, bene. Ok, togliamo via il casino che c'è qui prima. Ma che cos'è questo? Wow, che bello! Questo sì che è un bel giardino per fare festa. Che bello. Ok, vediamo la checklist. Vediamo. Non vedo l'ora di vedere com'è la checklist. Ma aspettate, c'è qualcosa dietro. Ma c'è una foto più grande. Non lo sapevo questo. Guardate. Che belle. Allora, la mia preferita è questa. È certa. Ha un cappellino molto carino. È bellissimo. Ma adesso basta vedere la checklist e apriamo le sorprese. Ok, apriamo la prima sorpresa, non vedo l'ora di scoprire che sorpresa è. È proprio... Aiuto. No, ho paura. Ma... No, credo che... No, non è lei. Credo che sia lei. Che bello, no? È il giorno bellissimo. La mia preferita è proprio capitata. Che bello. È morbidissimo questo cappellino, è proprio in pelle, pelliccia. Cos'è questo? Che bellissimo biberon! Guardate che bello! Oh, qui c'è anche un piccolo fiocchetto! Continuiamo! No, è proprio lei! Sul vestito! Non mi è mai capitata questa cosa in tutta la mia vita! Che bello! Proprio è capitato la LOL che volevo io! Cos'è questo? Scusa! No! Le scarpine! Che belle che sono! Sono azzurri chiaro, quasi trasparente, glitterate, metallizzate! Che bello, raga! Che bello! Il giorno bellissimo! Ma dato che noi abbiamo... Ah no! Mi fanno ancora la sorpresa! Ma non lo sapevo! No! È la tazzina! Qui ci possiamo mettere un pochino di gelato. Ok, abbiamo qui spacchettato tutte le sorprese. Ora spacchettiamo la LOL. Apriamo tra 3, 2, 1. È proprio lei! Che carina!
la prima LOL che ho trovato in spaccata. Ma lei credo che cambia colore, non so. Vediamo nella checklist. No, che peccato, non cambia colore. Poi fa la pipì. Si chiama Heidi. Che bello. Vestiamolo. Oh, che carino. Eccoci qua, ragazzi. Il cappello però continua a cadere, non so perché. Ma questa cosa non importa. Poi qui possiamo metterci anche dell'acqua, colorante ovviamente. Possiamo metterlo anche qui per fare il tè. Che bello. Sì. Bevi, bevi, piccola LOL. Ma ora continuiamo l'unboxing. Ce ne rimane un'altra. Quindi mettiamo a posto la piccola LOLina da parte. Apriamo qui. Poi ragazzi, ho anche scoperto che nella scatola c'è anche un'altra scatola. Quindi possiamo togliere la scatola così e poi possiamo rimetterla. Ora la rimonto e poi vedrete il risultato. Ecco. Ecco fatto, la bellissima scatola è stata montata. Poi ci sono anche delle bellissime foto di LOL Surprise. Oh, non l'ho vista! Ha i capelli mezzi oro e mezzi argento. Adesso voglio anche lei. Speriamo, speriamo, speriamo. Come è capitata a lei, la voglio. Bene. Apriamo. Voglio trovare anche questa qui che sembra tanto Harley Quinn. Una delle due voglio trovare. Spero una delle due. Ti prego, ti prego. Oh, che cosa abbiamo qui? Best day. Il best day è proprio per me. Ho trovato la mia LOL preferita. È come il Natale, la mia festività, la preferita. Poi questa qua sembra una festa a scuola. Bene, continuiamo. Allora, cosa abbiamo ancora? Qui tutte le sorprese. Poi qua la LOL. Proprio tutto noi. No, non ci posso credere. È un doppione. È lo stesso indizio. Dai. Non so se è veramente un doppione, ma vedremo. Ti prego, fa che non lo sia, perché è lo stesso indizio. Poi è la stessa carta, ma sarebbe la stessa, ovviamente. Però lo sfondo non è proprio identico al suo. Speriamo che non lo è. Ti prego, fa che non lo è. Iniziamo questo dal vestiti. Non lo è, per fortuna. Per fortuna non lo è. Che vestito è? È nero, è carinissimo. Continuiamo, continuiamo. Cosa abbiamo ancora? Cosa abbiamo ancora? Un mazzo di fiori. Non mi dà nessun indizio. Cosa c'è ancora qui? Cos'è? Ah, ho capito chi è! Questo cappello è quando tu hai finito l'università e cominci una nuova vita. Guardate che carino. Bene, poi cosa abbiamo qui? Un bellissimo biberon. Ovviamente è nero e rosso. Perché nero e rosso? Cos'è questo? I tacchetti sono anche rossi questi. Guardate che carini. Poi cosa abbiamo ancora? Aprire le LOL è la cosa più bella al mondo. Che cos'è? Forse si mette al collo. A me non ci sta. Cioè, ho il collo un po' troppo grande io. Non ho la sua stessa misura. Non ho il collo così. Ok. Qui che cosa c'è? Qui che cosa... Oh, che carino! Che carino! Guardate che pucciosino! Un orsetto, un cane, non so che cos'è. Ma ha lo stesso capello. È molto carino poi. E è il momento da aprire la LOL. Sì. Oh, che carino! Che carino! Però mi dispiace perché non ho trovato quella quella che sembra Harley Quinn, oppure quella là argento e oro. Però anche lei è molto carina, devo dire. Guardate che carina! Anche i pompon! Ma fanno un massaggio bellissimo. Bello. Ma vediamo il suo nome nella checklist. Che nome ha nella checklist?
Ti chiama Grad Cutie, bello. Vestiamola. Ecco qui ragazzi la nostra lollina, guardate che carina. Mi ricordo che quando era così la scuola non era ancora finita, ma quando avevi finito proprio tutte le scuole si girava così e i maestri andavano nello stage, parlavano e parlavano, e quando avevano finito si toglieva il cappello e si lanciava in aria. Wow. Ma lo sapete ragazzi che in queste LOL troverete tantissime sorprese, ok? Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per tutte le due le LOL, che sono molto carine. Anche per la OMG, ovviamente. Guardate, aspettate. Ta-da! Quindi, mettete un pollicione per tutte e tre, soprattutto per la OMG, che sennò se la prendo un po' troppo. E noi ci vediamo alla prossima con una nuovissima avventura. Ciao!